comunione di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle carissimi, il rito di benedizione che stiamo per celebrare e per esporre questa stele in ricordo di Sua Eccellenza Monsignor Antonio Ciliberti rende anzitutto gloria a Dio, fonte di ogni santità. Disponiamo i nostri animi a comprendere il vero significato di questa celebrazione. Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. E ora, fratelli e sorelle carissimi, supplichiamo con fede a Dio, Padre misericordioso. Con la potenza dello Spirito Santo, Egli continuamente ci offre esempi perché la Chiesa possa testimoniare con gioia il suo Vangelo. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Dio, fonte di ogni santità, che fai risplendere nei santi prodigi della tua grazia, concedi a noi di riconoscere nei tuoi santi i segni della tua grandezza, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio di infinita sapienza, che hai donato a Monsignor Ciliberti la sapienza del Vangelo come colonna e fondamento del suo ministero episcopale, conferma il tuo popolo nell'adesione piena e cordiale ai suoi valori, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Tu che hai dato a Monsignor Ciliberti la forza di testimoniare il Vangelo nel dono della vita, nella corresponsabilità ecclesiale, rendici fedeli testimoni del tuo Figlio, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Tu che riveli la tua presenza nel Magistero della Chiesa, concedi al popolo cristiano di far tesoro di tutto ciò che la Chiesa e i suoi ministri e i pastori ci insegnano, preghiamo. Ascoltaci, Signore. E ora insieme preghiamo come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Thank you.
preparato questa immagine in ricordo di Monsignor Antonio Ciliberti, amico, erede di Cristo, fedele testimone del Vangelo. Donaci di seguire il suo esempio di uomo, di cristiano, di sacerdote, di vescovo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con voi il tuo Spirito. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen.